Libera Brand Building all'edizione 2018 degli NC Awards si aggiudica il riconoscimento di agenzia indipendente dell'anno. Siamo con Roberto Botto, innanzitutto ti chiediamo che cosa rappresenta per voi questo riconoscimento. Ma allora, rappresenta sicuramente un punto di arrivo di un percorso cominciato 3 anni fa in cui abbiamo puntato fondamentalmente su 2 parole, talento e diversificazione. Abbiamo quindi creato 3 nuove società che creano oggi con Bibit, creiamo contenuti digitali, con Magic Box Events per l'appunto eventi, con Indeson consulenza in ambito Amazon, e siamo i primi in Italia a offrire questo tipo di servizio. E poi talento, perché nulla è possibile senza le persone che quotidianamente lavorano con me nei vari team delle 4 società. In uno scenario complesso come quello attuale, essere indipendenti può essere anche un vantaggio perché si è più flessibili. Esatto, noi siamo assolutamente flessibili e per l'appunto Indeson è una rappresentazione, abbiamo anticipato il mercato, siamo partiti nel 2016 e oggi al Netcom Forum abbiamo presentato questa nuova società che è partita a settembre, ci sta dando grandissima soddisfazione. Essere indipendenti quindi ti dà la possibilità di essere reattivo e anticipare il mercato. Possiamo citare qualche progetto che vi ha visti protagonisti nel 2017 o anche quest'anno? Ma i progetti sono tantissimi, tra tutti cito per il Milan questa campagna che abbiamo realizzato quest'anno, la campagna abbonamenti per AC Milan, è stato per noi un grandissimo riconoscimento, molto prestigioso. Invece facciamo un po' il punto sull'andamento del business nei primi mesi del 2018. L'andamento del business è in linea con i nostri obiettivi, abbiamo appena aperto la sede di Milano, uno spazio che oltre a essere bellissimo ci facciamo guidare per l'appunto dal bello in tutto ciò che facciamo, è uno spazio sicuramente accogliente e sarà la sede della nostra Brain Building Academy che lanceremo ufficialmente a settembre, quindi direi tutto in linea con gli obiettivi che abbiamo programmato. Ringraziamo Roberto Botto per Adivia Express TV, Serena Piazzi.